Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati in questa rubrica Facebook di Visit USA che abbiamo chiamato American Stories. Io sono Stefano Gnerucci di ACI Blue Team e con noi abbiamo ospite oggi Danilo Cursi, Chief Executive Officer o semplicemente, mi piace dire, founder del tour operator Idee per Viaggiare. Ciao Danilo, come stai? Ciao, grazie, buon pomeriggio. Bene, bene, grazie per l'invito. Ma dovere, perché insomma sei uno dei punti di riferimento insieme alla tua azienda del turismo verso il mondo, ma anche verso gli Stati Uniti. Senti, come sempre in questo nostro appuntamento parliamo di America, di esperienze di viaggio americane, di emozioni americane, ricordi americani, tutto quello che vogliamo. Ma prima facciamo una breve introduzione all'azienda che hai fondato nel 1995, sono ormai 26 anni fa. Anzitutto non sei stato solo in questa tua avventura, se non sbaglio con te ci sono Stefania Fusacchia e Roberto Maccari, ho detto bene? Perfetto, Ok, siete giusto. partiti assieme come colleghi, come amici, avete aperto la vostra prima agenzia di viaggio tanti anni fa, poi siete passati al discorso del tour operating, ora magari ci farai anche tu una cronostoria di Idee per Viaggiare, oggi siete un'azienda con più di 130-140 persone, mi sembra, e quindi avete deciso, avete scelto la strada non solo di vendere i viaggi, ma di organizzarli da zero, da creare appunto il tour operator. Dunque, ormai sono 15 anni che metto io una cifra orientativa, ma perché me la sono messa in mente io, una quindicina d'anni che il vostro tour operator è, diciamo, sulla breccia, chiamiamolo così, siete un operatore riconosciuto come operatore, posso dire, trendy, nel senso positivo del termine, nel senso che siete un attimino, vi siete distinti su tutti i fronti, sinceramente. Guarda, io ti faccio vedere una cosa, perché che la devono Ah, vedere anche quello è un ricordo. le Quello altre persone. l'abbiamo fatto perché entrava negli scaffali, Esatto. capito? Allora, un operatore che ti fa un catalogo di viaggio del genere, io lo adoro a prescindere perché va controcorrente, assolutamente. Poi ti dico un'altra cosa e poi ti lascio a te la parola. Io sono stato ospite un po' di anni fa, diversi anni fa, a una vostra convention, Danilo, in Toscana, mi sembra in Garfagnana, sai, Sì, le a usavate Sacco. parlare. Esatto. E io quando andai a questa convention, insomma, ti parlo di diversi anni fa, e dissi fra me e me, questi sono matti. Però era un matti positivo, permettimi il termine, perché c'era questa leggerezza nell'affrontare il lavoro, che poi ho condiviso pienamente, io è sempre stato anche il mio leitmotiv, cioè della serie. Non prendersi mai sul serio, assolutamente su nessun campo, però essere serissimi nel lavoro che si fa. Questa è la... Ho riassunto un po' la Guarda, filosofia dell'operatore, Idee per allora, Viaggiare. diciamo, mi verrebbe da dire, visto che siamo in clima americano, once upon a time, no? C'era una volta. Hai sintetizzato lo spirito, la passione, la professionalità, la voglia che questi tre ragazzi, perché eravamo tre ragazzi di 20 anni, 21 anni, due su tre provenivamo dalle scuole del turismo, quindi c'era un qualcosina. Poi adesso riavvolgiamo il nastro, andiamo parecchio in là col tempo perché stiamo parlando della metà degli anni 80, dove già la formazione scolastica, sai, il tecnico-turismo era una cosa un po' particolare, no? E quindi significa che chi approcciava verso quel tema, cioè i genitori che dicevano il classico, lo scientifico, è perché sentivi qualcosa dentro. Certo. Quindi io e Stefania nasciamo, diciamo, con questa formazione e noi tre eravamo gli amici del muretto. Eravamo tre amici, tre colleghi, cioè poi siamo diventati tre colleghi, che praticamente a metà degli anni 80, nell'86 per la precisione, ci avventuriamo in questa agenzia di viaggi, no? E piano piano ne facciamo la nostra attività. Quindi anche qui, senza fare discorsi troppo romantici e cercando di essere sintetico, quando la licenza in agenzia di viaggio aveva un valore, no? C'era il contingentamento, c'era la categoria A e la categoria B. Certo, Quindi certo. quando poi, diciamo, questa filosofia, questo approccio con un mix, un frullato di tante cose, ce la siamo portate fino ad oggi. E lo dico non per quale frasi scontata, ma è proprio una sorta di imprinting che abbiamo sempre avuto. Quindi io mi ricordo l'organizzazione al nostro interno,
c'era chi era più formato, non so, per determinate destinazioni. Io ad esempio mi ricordo, amavo gli Stati Uniti, la Scandinavia, Stefania era più portata per la parte turistica italiana, Roberto era un mostro nella biglietteria, quindi per chi è cresciuto, tu pure c'hai qualche peletto bianco, quindi bravo. Siamo lì con l'ABC e con l'APT come Bibbia, no? Certo. Diciamo la formazione lì c'era poco da fare, o eri, non c'era la facilità della comunicazione e dell'informazione come oggi, non c'era internet, non c'era, le prenotazioni facevamo al telefono. Certo, Mi ricordo, certo. Avevo degli slot con determinati vettori che potevo chiamare entro quell'ora. Quindi è un mondo romantico, un mondo che non c'è più, però bisogna dire che ha dato le basi per quell'aspetto che poi l'abbiamo sempre saltato, che era la curiosità, la voglia di sperimentare, la voglia di fare. Fare inteso come non semplicemente lavorare perché dovevi aprire il negozio, tra virgolette, no? Ma era perché desideravi dare qualcosa di diverso. E con molta esperienza, nel senso, noi giravamo tantissimo, quindi toccavamo con mano. Quando io mi ricordo che spiegavo New York o spiegavo le Lofoten, c'era un'esperienza vera dietro, no? Certo. E questa è stata la base di tutto. Poi il salto, adesso saltiamo di un 12-13 anni, il salto è stato quando abbiamo chiesto la licenza di categoria A, quindi tour operator, no? Certo, quindi non solo vendere viaggi, ma organizzarli da No, no. zero. Diciamo che a un Organizzarli da zero. certo punto della nostra storia noi avevamo 3 agenzie al dettaglio, quindi piano piano lo staff cresce, tutte le cose fatte a modino, no? Nel senso, imparando anche a fare un po' di gestione aziendale, perché nessuno di noi sapeva, no? Per me la mattina quando entravo dovevo vendere. Invece la gestione aziendale è diventata nel tempo un aspetto fondamentale. E abbiamo imparato una cosa su tutte, che era quella di provare, anche con una percentuale di rischio, ma mai fare il passo più lungo della gamba, anche perché lo sappiamo perfettamente, la nostra attività è sempre stata un'attività dove, bene o male, un po' di soldini giravano, quindi stare con i piedi per terra. Quindi, ecco, il salto epocale è stato quello di trasformare questa licenza in B, e a un certo punto, e adesso che facciamo? Cioè, la teniamo nel cassetto o cominciamo a sperimentare anche qui qualche cosa? E quindi, immaginati non avevi soldi, no? Devi fare il catalogo, tutte queste storie qui. E ci siamo indirizzati in quelle destinazioni che erano tranquille. Tranquille che cosa significa? Dove non c'era il charter, perché lì entri in giochi Certo, di un po' impegni tipo economici. un po' roulette, no? Nel senso, può andare molto bene se esce il numero, come è molto facile. Come molto male. E quindi il nostro zoom è stato all'inizio sull'Oceano Indiano. Quindi le Chiaro. Seychelles, Mauritius. A quel tempo le Comore, Certo. che ogni 6 mesi avevano un colpo di stato, quindi dovevi infilarti, no, e poi Isola Reunion, e poi diciamo, l'incontro, tra virgolette, con Emirates, che praticamente apre in Italia, e lì è stata fortuna, volontà di anche qui affrontare, quindi cominciamo a collaborare con questo vettore e andare un pochino intorno alle destinazioni. Piano piano il gruppo cresce, necessità di cambiare sede, no? Ma ci portavamo sempre dietro quell'imprinting iniziale che era, e questo devo dirti, forse è stata una delle chiavi di, non lo chiamo successo, però di aver puntellato bene, lavorare in vantaggio. Perché io al banco c'ero stato 11 anni, Certo. Stefania uguale, Roberto pure, quindi cercando di dare tutte quelle risposte che volevi te quando stavi dall'altra parte. No? Quindi Chiaro. questa è stata un'impostazione iniziale che secondo me è stata molto interessante, ovviamente in realtà piccolina, perché Tour Operator nasce con me e una collega che si chiamava Vittoria, che proveniva dall'Air Mauritius, e quindi eravamo io e lei, e quindi un giorno c'avevi il cappello del direttore generale, senza dire che eravate in due, poi facevi il fattorino, portavi i documenti in aeroporto, poi facevi una presentazione a quelle 7-8 agenzie che cominciavano a darti un po' di fiducia. E bello, molto, molto, come dire, se giro la testa e guardo indietro, un giorno dopo l'altro veramente interessante. E poi anche qui un altro salto temporale, e cominci a renderti conto che questa curiosità, quella che io chiamo la teoria del paletto, cioè avere l'idea di arrivare a un risultato e provarci, quando stai lì lì piano piano, ragazzi, prendi questo paletto e te lo sposti avanti.
è stata un po' la base di tutto quanto. Quindi ti accorgi che è necessario, che non basta più la passione, la conoscenza e via discorrendo, ma devi farti aiutare da questa tecnologia che deve stare al tuo fianco. Quindi è come, devi saperla, uso un termine forte, domare, no? Quindi i primi investimenti importanti, il gestionale e poi un sito, mi ricordo il primo era, lo guardo adesso, mi fa sorridere, e poi comincia a contornarti di persone, di professionisti e professioniste che la sanno lunga, e quindi ecco l'inserimento di persone che provenivano da altre realtà con una specifica conoscenza, e quindi ecco le destinazioni che le apri soltanto quando le conosci. Chiaro. Perché non esiste, non deve esistere, a maggior ragione oggi dove è innegabile, e dobbiamo essere, come dire, coerenti da questo punto di vista, il potenziale non so, a livello commerciale che sviluppano le realtà è totalmente differente. Allora uno si pone la domanda: e perché devono venire da te? Cos'è che tu dai di differente? Il mondo, cioè dai un'enorme differenza che è dettata appunto dall'esperienza diretta, dal conoscere a menadito le caratteristiche di quella destinazione, e quindi dai quel famoso plus. Ed ecco che si usciva con una destinazione dopo esserci stati almeno 3-4 volte. Io mi ricordo Polinesia, che non sta proprio dietro l'angolo. Chiaro. Noi ci siamo andati 4 volte prima di aprirla. Adesso quando entriamo nel nostro discorso americano, sì, è vero, New York e bene o male c'eravamo stati tutti. Miami, Chicago, Los Angeles. Ma è già quando cominci a entrare nel discorso dei parchi, già quando parli del sud, Tennessee, no? Chiaro, in America è complessa, non è ridotta a 3 metri, ma non è così. Bravissimo. E lì devi investire, perché la conoscenza diretta, ecco che poi la tecnologia ti aiuta a metterla in pratica. Chiaro. Quindi ecco, diciamo, questo binomio tra passione e conoscenza personale e sfruttare strumenti, oggi la BC non esiste più, no? Quindi stare sempre un po' al passo. C'è una frase che noi, il nostro ufficio è un po' particolare, rientra in quel discorso che dicevi tu di allegria, di prendersi poco sul serio. Sì, ce l'hai sempre Salmoni? Ce l'hai sempre poi Salmoni? poi magari lo diciamo, i suricati. Sì, ma c'è una frase che è quella di Darwin, che praticamente dice, è all'entrata, ce ne sono due, una è di Branson e l'altra è darwiniana, quello Darwin che cosa dice? Dice: tu puoi essere anche più grande di tutti, ma non è detto che vinci. Vinci se sai adattarti, se sai guardare quello che c'è intorno a te e ti ci butti con razio a capofitto. E l'altra invece è questa frase di Branson che dice che praticamente lascia libero l'istinto delle persone, la creatività, dai poche regole, ma fa in modo che ci sia la possibilità di esprimersi. E credo che non esista lavoro come il nostro che, se hai quella sana fantasia e quella volontà di proporre le cose in un determinato modo, può dare soddisfazione, no? Noi non è che costruiamo tavoli, non è che costruiamo cose che tangibili, che si vedono, sono tutte esperienze. Ne sentiamo tantissime, no? Proponiamo esperienze, sì, ma devi saper proporre le esperienze, devi saperle fare, devi conoscerle. Quindi ecco, noi avevamo un oggi che siamo 100, 140 circa, avevamo una sorta di scommessa interna. Ovviamente ti sto parlando prima di questo periodo particolare. La scommessa era che Idee per Viaggiare pagava il pranzo a tutti quando eravamo tutti in sede. Non succedeva mai. C'era sempre qualcuno in giro per il mondo. Sempre, sempre. E questo è un altro aspetto, ecco, che secondo me è fondamentale. Chi fa il telefono, chi contribuisce con gli agenti di viaggio a creare questo concetto di prodotto tailor per i propri clienti, deve arrivare a questo risultato. Ci arriva sicuramente in un modo migliore se riesce a trasmettere proprio il vissuto, ed è fondamentale. E sugli Stati Uniti ne abbiamo viste, poi adesso ti racconterò, ne abbiamo fatte veramente tante.
Quindi ecco, questa è un po' la nostra velocissima, raccontata in modo abbastanza veloce, storia e annessa filosofia. Allora, senti una cosa, Danilo. Voi lo ribadisco, siete sicuramente un operatore singolare, nel senso riconosciuto dal trade, come si chiama in gergo, cioè dalle agenzie di viaggio, ma anche e soprattutto dai clienti finali, come un operatore che offre grandissimo servizio, cioè servizio di altissimo livello e prodotto di altissimo livello. Questo non vuol dire necessariamente lusso, perché il lusso può Certo, essere l'hotel a benissimo. 7 stelle a Dubai, ma il lusso può essere anche il glamping nel parco nazionale Perfetto, del gruppo, perfetto. ok? Ci sono solo io e nessun altro, quello è lusso, va bene? Quindi questo poi è un altro concetto. Voi siete immersi, l'hai detto te, con specializzazione iniziale sull'Oceano Indiano. Arriviamo al dunque, come è arrivata la passione americana? È una cosa tua? Era una necessità di allargare gli orizzonti, come hai detto? Com'è nata questa cosa? È un misto delle due cose, cioè sicuramente nasce come dire, da un imprinting. Adesso ti dico una cosa, io mi ricordo che a 12-13 anni sapevo tutti i stati degli Stati Uniti, te li dettavo tutti con le relative capitali Accidenti. e mi ricordo che li disegnavo, cioè a 10 anni, 11 anni, no? Quindi c'era Quindi una questa passione antica la tua, una passione ui, antica sì, per no, ma l'America. La geografia fa parte diciamo, della mia storia, no? Quindi sta al centro, perché questo lavoro non può esimersi da avere, come dire, il planisfero, no? Chiaro. Dentro di te. Quindi nasce dal paletto di qui sopra, la volontà di sperimentare, le richieste e essersi attorniato da persone che la conoscevano meglio di te. Certo. Questo è fondamentale, questo è fondamentale. Quindi l'entrata di alcuni colleghi che provenivano da altre realtà dove avevano questa spiccata conoscenza e attività, perché anche lì già sapere tutti quanti gli incastri, il vettore, conviene che prendi quel vettore anziché quell'altro e via discorrendo, aiuta, no? Aiuta, perché poi uno può essere tanto romantico, ma alla fine, come dire, il valore anche economico di una proposta ha la sua rilevanza. E da lì abbiamo cominciato ad allargare. Devo dire che all'inizio nasce la Polinesia, perché la Polinesia era la naturale espressione del nostro target di riferimento, che erano gli Honeymoon, e Certo, quindi piano piano allarghi. vacanza da sogno sul mare, Certo. eccetera, E eccetera. poi da lì cominci con la Polinesia, ci posso arrivare da est, ci posso arrivare da ovest. L'entrata di queste persone, e allora abbiamo detto: ok, si crea un team che già facciamo il Messico, che praticamente cura tutto quello che è il mondo americano e anche canadese. L'agganciamo con, così abbiamo finito il blocco nel Nord America con il Messico e con le estensioni polinesiane, quindi caraibiche. È stata una pianificazione che è durata almeno un paio d'anni nell'inserire un puzzle, no? Un pezzo del puzzle, e quindi ecco poi anche lì pow wow e via discorrendo. Certo. Aver conosciuto, aver avuto in staff una persona come il Liberato, che sicuramente Conosco bene, certo. tutti qua, cioè, diciamo, è conosciuto nel settore per la sua conoscenza, non soltanto Sonja, per quel che riguarda tutto l'aspetto anche caraibico, e poi man mano le altre persone, ha messo le basi di lavorare con alcuni vettori con cui la nostra compagnia di bandiera su tutti, che qui magari lavoravamo per altre destinazioni, ma poi ci siamo estesi anche sul quadrante nordamericano, è stato naturale, è stato naturale. E oggi devo dirti che a livello di parlo al presente, non voglio parlare al passato, è la destinazione con il più alto numero di passeggeri. Sì, ma questo è un dato di fatto, Danilo. È la destinazione lungo raggio più amata dagli Certo, italiani, e quindi quello rimane. Senti, andando sul personale, perché io apprezzo che tu sei molto aziendalista, questo mi fa piacere, però io voglio parlare con Danilo Cursi, certo. persona. Allora, quando è la prima volta che hai messo piede negli Stati Uniti? Te la ricordi? Sì. Come no, 1985. Mille anni fa. Sì, un 36 anni fa, Anch'io poco dopo, è 89, un New quindi. York, sì, un New York, e poi sono andato a Boston, Cape Cod.
e tutta quella zona lì. Quella è stata la prima volta. Che impressione ti ha lasciato quel primo viaggio? Allora, quando tu arrivi dal Kennedy, no, che fa il tunnel e poi c'è lo skyline di Manhattan, dici, cavolo, ma là non si vede soltanto nei film. Allora esiste. Allora esiste. E quindi stai lì, volevi assaporare tutte quegli aspetti, diciamo, di questa città, che avevi visto, che è dalla colazione il mattino in questi posti, no? A mangiare il pastrami, a andare a vedere uno spettacolo a Broadway, ad andare, diciamo, nella zona verso Chelsea, uno square e via discorrendo, e poi sono voluto andare, dico, qui io voglio andare al Bronx, voglio vedere il Bronx. E sono andato a vedere la Columbia University, perché c'è un amico che studiava lì e che di fatto sta in quell'area, no? Quindi mi ricordo, mi fermai in una libreria al Bronx esoterica, no? Tutti questi posti proprio classici newyorkesi che trovi soltanto lì. E questo è stato il primo flash. E poi un po' di shopping, a quel tempo mi ricordo andavano gli Swatch. Certo. E quindi avere l'ultimo modello che da noi non si trovava, l'Happy Fish, mi ricordo queste cose. È New York, è un misto. Però poi apprezzi anche che quando esci da queste metropoli, ad esempio io mi ricordo a Cape Cod, a Yannis, questi po' fatti in macchina, c'è una natura incredibile, arrivare a Cape Cod, prendere un piccolo peschereccio che ti portavano a vedere le balene, no, in quel periodo. Sono cose che ti rimangono dentro. Poi tante cose, ho fatto il giro con le Harley, con un gruppo di amici ultimamente. Volevo chiedere, come prima cosa ti chiedo, tu c'hai in tutti i tuoi viaggi, poi ci sei tornato vari anni, hai un tuo luogo del cuore americano in cui, ok, New York l'hai detto, ma magari all'interno di New York o un'altra località, quello che vuoi, dove magari se ci puoi tornare ci torni volentieri? Guarda, io personalmente amo tantissimo Chicago. Piace molto anche a me. Amo Chicago, anche quella me la ricordo a metà anni 80, verso la fine degli anni 80. Mi ricordo la zona della musica, dove andavi la sera nei localini e c'erano queste jam session improvvisate. Poi venivo io e dicevo, sai che quello suonava l'armonica con i Rolling Stones? Cioè, tutte queste cose, no? Molto easy, molto americane, dove i personaggi si incontrano e soltanto in questo caso per il piacere della musica stavi, mangiavi e sentivi cose incredibili, no? E Chicago a me mi piace tantissimo per come è posizionata, mi è piaciuta anche quando ci sono stato in inverno con questo vento che mi ricordo ti dovevi stare attento, ha un fascino il loop. Quindi personalmente, a livello di metropoli, quella che amo di più è Chicago. È ovvio che poi dal punto di vista naturalistico, io mi ricordo una notte in macchina, perché era tutto full a Yosemite, dove la mattina mi hanno svegliato i scoiattoli. C'avevo il cofano pieno di scoiattoli, quindi quelle cose rimane, no? Solo lì può capitare. Quindi, appunto, e poi per la natura è pazzesca. Senti, allora, hai accennato una cosa, io faccio rivedere perché io sono un collezionista, questo è spettacolare perché hai tirato fuori un catalogo di viaggi in moto bellissimo, tu sei un harleista? Io ho scoperto l'Harley quando me la sono potuta comprare. Perché chiaro. Magari da ragazzino non ci arrivi, no, non ci riesci, certo. Una cosa è un'altra. Sì, io non so, io sono un po' un harleista borghese, va, diciamo così. Sì, vabbè, come la non sono parte, quelli che vivono col cilindro, parte. Non vivo col cilindro sotto al cuscino, però ho un Electra. Electra, ho un Electra Glide, sì, che quindi diciamo, 1340 alla cilindrata o è un po' io ho 1550. Ah, ecco, 1570. Okay. Il bello di quella moto è che oltre a guidare la moto fai pure palestra, perché pesa 400 kg, quindi devi stare, no? Quindi sì, ogni tanto mi faccio il giretto domenicale, no? Qui intorno a Roma. Quindi sei fatto un giro in America con le altre, e no? Poi noi avevamo un po' con un paio di amici più harleisti di me, quelli che si fanno una doccia, diciamo che l'importante è girare in moto, poi dove dormiamo non ci interessa niente. Mangiamoci un paninozzo al volo e lo spirito puro, no? Harleista. Con un paio di harleisti e poi con il gruppo mio storico di amici d'infanzia, un po' di colleghi qui in ufficio, abbiamo fatto questo giro,
meraviglioso, 4.500 miglia, se non ricordo male, partendo da Los Angeles, facendo il giro classico, quindi Utah, Nevada, Four Points, che è particolarissimo, certo, quel luogo, di qua sto in uno stato, di là sto in un altro, e California, e 2 settimane veramente spensierate. Abbiamo fatto bene, abbiamo preso un tour leader, Arleista, con loro, perché l'organizzazione era importante, perché sai, guidare in Italia è una cosa, guidare negli Stati Uniti può sembrare più facile perché trovi queste strade a 3-4 corsie, no? Ogni senso di marcia, dice vabbè, ma è facilissimo. Non è così. Quindi aver avuto per la prima volta una persona che ci supportava, che poi era un persona, classico surfista 55enne che viveva tra San Diego e Cabo San Lucas, e poi per mantenersi il suo surf si faceva una decina di viaggi l'anno come tour leader, quindi conosce pure questi personaggi, Sì, no? Lo assolutamente. fatto di incontrarsi con gruppi tedeschi, americani, francesi, salutarti, parlare quella È mezz'ora. aggregante, no? La mossa è aggregante, Bellissimo, crea il bellissimo. gruppo. È proprio libertà, cioè veramente, può sembrare scontato, probabilmente uno dei viaggi in assoluto più belli che ho fatto, che poi era un misto perché volevi comprendere anche dal punto di vista professionale come funzionavano alcuni processi, però è libertà allo stato puro, proprio Te la sotto la sei grande, ha goduta? preso la grandine sul Grand Canyon, ai 40 e passa gradi della Death Valley, con lo sciacallo che ti camminava vicino, cioè cose che rimangono, insomma. Certo, assolutamente. No, no, ma poi cose rimangono, è che poi hai riversato in questo Sì, bellissimo sì, progetto. sì. E Che comunque. continua, Adesso noi stiamo, diciamo, con loro abbiamo un ottimo rapporto professionale, diciamo, noi adesso tornando a quello che è accaduto in questo anno e mezzo, come ti dicevo prima, a microfoni e telecamere, microfoni aperti, noi abbiamo investito tantissimo, quindi anche il nostro sito che uscirà fra un paio di settimane, che è un anno di lavoro anche nella sezione dei tour fly and drive, Stati Uniti e con auto e con moto, avrà una funzione tutta particolare, molto nuova, con molto gaming al centro, perché Ok. oggi, diciamo, al centro ci deve essere non più un sito a catalogo, ma emozionale, quindi la scelta può essere fatta con ambo i criteri, e sono abbastanza, come dire, abbiamo anche il countdown sul sito attuale, che è parziale, proprio dell'uscita, perché è il risultato di più di un anno di lavoro, e sarà una cosa veramente intrigante a supporto, delle agenzie e dei propri clienti. C'è una Certo, sezione certo. molto bella dedicata al turismo americano in auto e moto. Lo andremo a vedere. Senti una cosa, Danilo, siamo abbastanza verso la fine, ma ho un altro paio di domande. Anzitutto, se tu hai una tua meta futura americana, ovviamente appena sarà possibile ripartire, se ti sei fatto una wishing list e ti sei segnato lì ci devo o andare per la prima volta o tornare. In America c'è un luogo in cui hai detto qui appena sarà possibile ci devo tornare o ci devo andare? Ce l'hai? Allora, io conosco poco la Florida, la conosco bene, mi ci sposai in Florida, quindi io sono sposato a Miami. E, diciamo, però ecco, tutta la parte della Louisiana, Missouri, quella zona lì mi South, piacerebbe molto. il Il profondo sud. South, tra parentesi, i racconti del buon liberato e di parte dello staff che ci è andato, quindi diciamo anche ripercorrere, che lì c'è molta, molta storia americana passata lì, Assolutamente, io passa lo da conosco quelle zone. abbastanza bene, poi con Liberato ci ho fatto diversi viaggi nel South, quindi conosco bene le aree e lì c'è tutto, c'è la musica, c'è la storia, c'è la cucina, è un mix incredibile che spesso non è molto considerato nelle richieste, no, dei viaggiatori italiani, anche perché secondo me non lo conoscono, c'è solo quella idea vaga di New Orleans, Memphis, Nashville, Certo. finisce lì, poi tutto ciò che c'è intorno e sono 12 stati è quasi Ah, certo. sconosciuto, invece Quindi quello potendolo fare, avendo del tempo nella wish list delle destinazioni ancora da fare, ci sta sicuramente, sicuramente dentro. E poi, ovvio, io amo moltissimo gli spazi.
Mi piacerebbe, conosco abbastanza bene tutta la parte appunto californiana, Nevada e via discorrendo, però mi piacerebbe spostarmi un pochettino più al nord. Sai, questi scenari che hai appunto Wisconsin, no? Tutta la parte nord mi piacerebbe, Minnesota, ma ecco, più che altro Quindi l'Midwest anche andare a vedere spazi. Per il concetto appunto di poter approfittare e conoscere questi spazi incredibili. Questo probabilmente per il resto ho avuto la fortuna di andarci spesso, di andarci appunto di frequente da 35 anni a sta parte, quindi è normale che tornare a New York. Sono andato 2 anni fa, prima del lockdown, a cavallo tra Natale e Capodanno, ci vai sempre con piacere. Mi viene da dire, te la senti un po' di casa perché la conosci, sai dove, cioè, Ma è ti sai sempre una muovere, scoperta, no? visto New Ti sai York muovere, ma cresce continuamente con cose nuove, quindi c'è è sempre certo. qualche cosa appunto di nuovo. Però ecco, negli Stati Uniti sono queste le 2 aree che mi piacerebbe approfondire. Senti, invece ti faccio l'ultima domanda e magari qui puoi inserire anche quella riflessione che ci siamo detti prima fuori onda, come si dice. Allora, da imprenditore, quindi da uomo manager, che poi si appresta, speriamo, il prima possibile a vedere ripartire questo turismo verso gli Stati Uniti. Tu come la vedi? Nel senso, cosa pensi che i viaggiatori chiederanno? Sarà come prima della serie ritornerà in auge New York piuttosto che la Florida, le stesse cose che abbiamo, insomma, proposto fino all'anno scorso, insomma, un anno e mezzo fa? O vedi uno scenario che forse potrebbe mutare dal punto di vista delle richieste e delle preferenze dei viaggiatori? Te lo sei fatto questo schema? Beh, è anche motivo di analisi al nostro interno di frequente. Poi, sai, non riesci mai a dire questa sarà la strada perché è No, in chiaro, continua. sono previsioni, Continua. sono ipotesi, sono ipotesi. Diciamo che sono dell'idea che ci si abitua un pochino a tutto alla fine, e di conseguenza ci sarà la necessità di all'inizio principalmente un po' di spazio, no? Ok. Perché è ovvio che ti porti dietro. Insomma, quello che abbiamo vissuto non è durato un mese. Alla fine, mettiamola come vogliamo, sfiorerai 2 anni e È quindi chiaro. lascia un segno, lascia un segno. Non credo che cambierà tantissimo in termini di abitudini. Probabilmente sarà un pochettino lenta la ripartenza, intesa ove possibile all'inizio si cercheranno. Noi stiamo puntando molto, ad esempio, proprio sui flying drive, no? La possibilità di muoversi magari in autonomia, no? Chiaro, Perché poi, sai, non vedi molto in auge il pullman di 50 persone pieno noi stiamo zeppo. vivendo la nostra realtà, quindi la nostra Chiaro. realtà parrebbe che dopo tante sofferenze, però non basta soltanto la nostra, e quindi la devi anche sapere. È stato uno dei motivi del G20 che si è concluso ieri, è quello proprio di pianificare in modo comune una strategia, no? Quindi ci vorrà del tempo prima che si potrà dire ok, leviamo l'aspetto sanitario, non mettiamolo più al centro. È una cosa dove dobbiamo conviverci, vedrai che diventerà. Io ad esempio l'influenza no, più, io prima c'avevo sempre l'influenza d'inverno. Adesso con la mascherina sarà Ah un no, ci caso, vedo, è sarà chiaro, un caso. chiaro, Quindi chiaro. vedrai che le nostre abitudini cambieranno anche rendendosi conto di alcune cose, però è innegabile che all'inizio questo aspetto sanitario che fa sempre Ti che è sempre accompagnerà, presente chiaro, è ci chiaro, ti accompagnerà, e dobbiamo accompagnerà. poi essere obiettivi. Quindi non è che ci sarà il giorno che dirai ok, dai, spingete il pulsante, si ricomincia. Ci vorrà un anno e mezzo per riprendere, no? Chiaro. Questo lento Tu rimettere in moto il volante. parlavi prima fuori onda di un grosso impegno dal punto di vista di tenere sveglia, attiva una società, un'azienda come quella che hai creato e che insomma durante questo paio d'anni, tra poco, non è stato facile per te come per tanti altri tuoi colleghi. Ho parlato insomma con Ah altri certo, che ah certo, ah conosci bene certo. del settore turismo ed è stata una bella sfida perché insomma Certo. anche mantenere la concentrazione, ecco, non so come dire, perché uno dopo 2 anni che non è più sul campo, come dicevi te, abituati a muovervi continuamente, ad essere sempre in giro a tastare e a testare i prodotti,
prodotti, vi siete ritrovati tutti chiusi nell'ufficio, alternati probabilmente per motivi vari di spazi, eccetera, eccetera. E quindi è stata anche un'impresa quella, cioè mantenere in piedi la concentrazione e il focus sul proprio lavoro. Guarda, a me questo periodo non è una frase scontata, ma insegnavo tante cose. In termini di relazioni, in termini di toccare con mano una improvvisa, ripida salita che non era prevista. È chiaro. No? L'azienda stava andando bene, c'era molto entusiasmo, i numeri erano positivi. E dici adesso perché? Perché adesso mi devo alzare dal sellino e devo pedalare così? No? Devo arrancare in questo modo. Però è stata importante. Dicevi prima dei colleghi di altre realtà, un aspetto è stato averli conosciuti, perché c'è stato molto confronto. Chiaro. Piacevole, interessantissimo, al di là dell'aspetto professionale, che comunque ci siamo dati anche una mano e dei consigli l'uno con l'altro, al di là della concorrenza. E poi, come ti dicevo prima, qui 140 persone che vanno tutelate, no? Vanno tutelate perché insieme eravamo arrivati dei risultati. Quindi, dopo il primo mese molto traumatico, nel senso strano, noi abbiamo preso la telecamera e l'abbiamo puntata da un'altra parte. E abbiamo detto, non sappiamo quando terminerà, ognuno di noi al proprio interno di Idee per Viaggiare sa che potrebbe migliorare determinati aspetti, appunto tecnologia, comunicazione, abbiamo quasi concluso la fase di digitalizzazione aziendale, e soltanto questo meriterebbe un approfondimento di ore per capire cosa significa passare da un'azienda analogica a un'azienda digitale. E quindi abbiamo detto, via, investiamo, ossia, ma concretamente, noi stavamo quasi per acquistare una nuova sede, perché avevo un sogno di un posto a Roma vicino, un posto bello industriale anni 30, che è il Porto Fluviale, stavamo acquistando un edificio, è successo questo, ho detto io questi soldi li metto a disposizione per andare avanti significa, pur avendo la cassa integrazione come tutti quanti noi, noi meno del 45% di forza lavoro giornaliera non siamo mai stati, proprio perché ha detto ok, può sembrare un paradosso, approfittiamo di questo tempo e facciamo tante cose che non potevamo fare prima, ed ecco tutti gli investimenti fatti che ci stanno portando ad avere una realtà che vuole essere, con tutte quelle componenti che ti dicevo prima, però attuale. Chiaro. E questo non lo fai se non investi, se non fai una miscela, no, tra cui investimenti. Difatti appena termino con te abbiamo un'altra riunione perché dobbiamo vedere il livello del CRM, quindi della digitalizzazione, i flussi, no, necessari per fare determinate cose. Quindi non voglio fare l'entusiasta per forza, però ti dico, quasi alla soglia dei 60 anni, perché tra 2 anni faccio 60 anni, c'è veramente la volontà di dire, ma io voglio vedere come va a finire tutto quanto. Direi, dopo tutto il tempo che ci hai speso, mi sembra il minimo. E siamo convinti di aver preparato una realtà attuale. Chiaro. Senti Danilo, allora io ti ringrazio e ti ringrazio di questa chiacchierata che è andata anche al di là del versante americano, ma ci voleva. E saluto tutti con una frase che ci devi spiegare, perché io l'ho notata con curiosità. Sotto la tua firma della mail c'è una frase Maori. Sì. Allora, salutiamoci con quella frase Maori, perché mi sembra d'aver intuito abbia un significato. Ma quella è una frase Maori che è impronunciabile. Sì, va bene. Che praticamente il concetto è tutti per un obiettivo, tutti insieme, non da soli. È la filosofia aziendale, no? Sì. Né più né meno, è quella. È quella lì, ok? È notata, mi fa piacere. Grazie mille. Quindi salutiamo i nostri, chi ci segue, che poi sono agenzie di viaggi, ma sono anche viaggiatori, quindi magari è stata l'occasione per i potenziali clienti di Idee per Viaggiare di conoscere meglio chi c'è al vertice poi di un'azienda, e tante volte sta nelle retrovie, non si vede, ma c'è una storia e tante situazioni si scoprono anche conoscendo chi c'è a manovrare i fili, come si dice, no? E quindi è stato piacevole anche questo. Grazie a te, salutiamo. È stato veramente una quarantina di minuti velocissimi, il che vuol dire che è stato appunto positivo. È stato piacevole e speriamo lo sia stato. Grazie. Per tutti, insomma, ok? Grazie Dante, prossima, buona giornata. Alla prossima diamo appuntamento. Buon proseguimento di giornata. Date con le stories di Visit USA. Ciao a tutti. Ciao Stefano, grazie.